Volevo cominciare questo video con una premessa, perché proverò a fare una recensione, ma una recensione molto anomala di un libro che in realtà non ho letto, o ne ho letto solo alcuni stralci, e di cui conosco pochissimo, se non quegli stralci che ho letto. E quindi vorrei raccontarvi per un attimo le premesse di questo video. E inoltre perché non sono recensore, cerco di dare delle piccole chiavi di lettura ad alcune letture che faccio e che posto, e in genere mi limito a questo. Poi perché con la letteratura contemporanea non ho poi moltissima dimestichezza. Non sono uno che ama cercare nelle biblioteche o nelle librerie e rovistare su tutto quello che esce. Ho un atteggiamento fondamentalmente di diffidenza verso quello che esce. Mi capita a volte, mi è capitato di presenziare a delle presentazioni di libri, soprattutto di amici o di persone che conosco. Però è una cosa che spesso mi annoia, che faccio mal volentieri. Poi le trovo così, delle cerimonie spesso deludenti per gli autori esordienti. Quindi, insomma, è una cosa che non faccio molto e non faccio volentieri. Cosa faccio invece? Cosa mi capita di fare proprio anche per l'uso che ormai mi sono fatto continuando come sto facendo a fare questa attività, cioè a leggere? È quella di sfogliare molti libri e di rendermi conto da poche pagine, da pochi frammenti che sfoglio, che leggo così, se questo libro funziona o no, se questo libro ha un valore, se questo libro... Insomma, è un libro che può prestarsi a essere letto, vale la pena. Insomma, se questo libro ha dentro di sé una forza, delle caratteristiche, uno stile che lo rendono interessante, valido, insomma, un buon libro. Ecco. Quindi un po' mi fido del mio fiuto che è venuto fuori dal fatto di leggerne e di passarne tanti. Ma poi anche leggendoli ad alta voce ti rendi conto che perché ti venga la voglia di interpretarlo, un libro deve essere interpretabile, insomma, deve avere un modo di comunicare che, nel quale tu ti immedesimi e del quale poi partecipi e tendi di diventare poi un tutt'uno col libro o con i personaggi di quel libro, insomma, no? Per cui questo libro ti trasmette un qualcosa e tu cerchi di trasmettere anche tu, di mettere anche tu qualcosa del tuo in questo libro, ma sempre rispettando quel libro. È un po' come succede con la musica, no? Anche un brano musicale, insomma, no? Ha questo meccanismo. Tu senti la musica che c'è sotto quel brano, la senti un po' che la suoni, allora magari lo suoni molto lentamente. E cerchi di capire quello che ti suggeriscono quei salti, quegli accordi, quelle armonie, quelle modulazioni, insomma, no? Anche la struttura stessa del brano musicale, no? E senti se queste cose risuonano dentro di te, no? Se funzionano, se sono belle, emozionanti, se c'è musica sotto. Allora a quel punto poi ti viene voglia di studiarlo e ti viene voglia poi di interpretarlo. Però l'interpretazione già ti viene suggerita da come sono scritte le note, da come è organizzato lo spartito. Quindi è la musica stessa che ti dice come deve essere suonata e quindi che ti delimita anche gli spazi poi interpretativi, che non sono così assoluti. Cioè, poi all'interno di quello ognuno, a seconda anche della sua capacità tecnica, può spaziare. Però se non entri nello spirito del brano, per quanto bravo sei, tecnicamente non funziona, come per l'attore, insomma, no? Se non entri nel personaggio, bene o male tutto quello che puoi fare, anche tutta l'abilità tecnica che sei capace di mettere, non funziona. È puro esibizionismo, è puro narcisismo dell'attore, ma non entra, per quanto bravo sia, può stupire, ma non emozionare.
Perché ci sia emozione, c'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno che il testo contenga le premesse e che poi, insomma, chi lo interpreta questo testo sappia assumere su di sé quello che il testo suggerisce e lo possa rendere, insomma, no? Quindi trasmettere anche la sua emozione, nell'emozione che già ti suggerisce il testo. E quindi c'è una simbiosi, insomma, no? Queste due cose funzionano bene insieme quando c'è questo. È come quando si suona insieme, no? Soprattutto nella musica da camera. Si è influenzati a vicenda. Non è come suonare da soli. Ognuno sente e risuona di quello che l'altro gli trasmette. E quindi se c'è un feeling positivo, c'è un potenziamento reciproco, insomma, no? Che quando si suona in due, quando si suona in tre, in quattro, insomma, no? Si sente molto questo influenzamento reciproco, che è un qualcosa che ti spinge al meglio in continuazione. Tutta questa premessa per dire che volevo spendere due parole per un libro di un autore giovane. Mi ha contattato l'altra sera, non per chiedermi di fare questo video, ecco, tutt'altro. Mi ha scritto attraverso Facebook, sono un iscritto al suo canale di YouTube. E apprezzo e ammiro molto il suo impegno per la letteratura di cui sono un grande appassionato. Inoltre anch'io mi diverto a scrivere poesie e romanzi. E ho già pubblicato qualcosa e mi fai complimenti. In serata, questo lunedì, l'altro giorno, mi scrive: Buonasera, ma lei ha mai pensato di dare un piccolo spazio anche agli autori contemporanei e soprattutto esordienti? Lei forse sa meglio di me quanto è difficile far conoscere la propria opera. I libri sono una grandissima passione, ma l'editoria è un mondo particolare. Io per fortuna ho trovato un editore serio e non a pagamento che ha deciso di pubblicare il mio libro perché lo ha trovato interessante. Sto riuscendo ad avere qualche piccola soddisfazione. In verità non è che abbia grandi pretese. Vivrò del mio lavoro, insomma, mi dice che lavoro fa. Sarebbe bello se si potesse avere uno spazio anche per gli autori, diciamo, sconosciuti. Potrebbe essere interessante inserire una piccola rassegna nel suo seguitissimo canale di YouTube. E io gli rispondo dicendo: Beh, guardi che io do in genere uno spazio agli autori nuovi, insomma, no? Leggo continuamente sia poesia che racconti o brevi estratti di autori esordienti. È una cosa che faccio spesso, anzi. L'ho detto anche in video che ho fatto, insomma, no? Di questa disponibilità, anzi, invitando a mandarmi anche dei testi, insomma, no? Anche brevi, eccetera. No? Allora lui mi risponde: Bene, forse non ho fatto caso. Complimenti per questa iniziativa. Mi farebbe piacere se potesse leggere qualcosa che ho scritto io, un estratto del mio ultimo romanzo, ad esempio. Non nascondo che sarei onorato. Ma non vorrei essere indiscreto. Allora io gli scrivo volentieri, mi puoi mandare un PDF o un file in testo delle pagine che vorresti fossero lette. E lui ha scelto e mi ha mandato tre piccoli brani del libro. Due di questi brani li ho letti e poi li ho postati. In genere chi mi manda poi del materiale, a volte mi chiede un parere e io sono molto in difficoltà nel dare un parere. Ho sempre in mente la lettera di Rilke a un giovane poeta, insomma, no? Non si può andare a giudicare sul lavoro altrui, insomma, è difficile. È una cosa che mi imbarazza sempre. Datemi voi una spiegazione, ma io, insomma, mi sento sempre imbarazzato a dare un parere, mentre quando mi si propone di leggere qualcosa, leggo volentieri, insomma, sia poesia, sia racconti, sia estratti di romanzo. In questo caso ho ricevuto questi estratti e ho letto e postato il primo. Soltanto che, insomma, leggendo questo primo stralcio di questo romanzo, insomma, ho avvertito che c'è scrittura, insomma, che c'è bravura sotto, insomma, che c'è la capacità di emozionare raccontando, che c'è spessore, chiamiamolo così, al di là, perché non mi interessa tanto la trama, la storia conta fino a un certo punto, insomma, io trovo che sia importante come
per uno scrittore come racconta quella storia, cosa ci mette dentro, le metafore che usa, come sviluppa i vari argomenti, il modo di periodare. Ritengo sia più importante lo stile, la modalità di scrittura che non la storia in sé. Allora, della storia in realtà ne so poco, se non quelle due righe che sono andate a vedermi in internet, però leggendolo ho trovato subito una risonanza, insomma, in quello che ho letto. È un materiale buono, quando si ha a che fare, per esempio, con una buona musica, insomma, lo si capisce subito. E quindi, dopo il primo stralcio, ho provato a leggere il secondo, e poi ho provato a leggere il terzo. Il secondo l'ho anche postato sull'altro canale. Il terzo no, e ho trovato che insomma tutti questi stralci, tre stralci, insomma, tratti da tre capitoli diversi del libro, risuonavano tutti della stessa qualità. Ti chiedi, ma cos'è? Cos'è questa qualità? Cioè, cos'è che rende questo libro diverso magari da altri che leggi e che non ti emozionano? Mi è venuto in mente un racconto di Richard Yates che ho letto un po' di anni fa e che ho anche postato, Costruttori. Dice una casa, cioè bisogna che abbia il tetto, ma ci troveremmo nei pasticci se cominciassimo a costruirla dal tetto, no? Prima del tetto si devono costruire le mura, no? E prima delle mura si devono gettare le fondamenta, no? E così via. Prima delle fondamenta si deve scavare nel terreno una bella fossa. E allora, qual è la prima domanda che deve porsi ad opera compiuta? La domanda è: dove sono le finestre? Significa da dove entra la luce nella scrittura, nella storia che si sta leggendo? Cosa illumina? Cosa fa di uno scritto, di un racconto, di un romanzo, insomma, una cosa comune o una cosa che è al di sopra del comune? È la luce che lo illumina, la luce che entra dalle finestre, insomma, è quel qualcosa che si sente. La luce in realtà si vede, però vedi subito se la luce c'è o non c'è. E allora, usando questo paragone, senti subito, senti se c'è o non c'è il corrispondente della luce. Allora mi è sembrato che qui ci fossero delle belle finestre e c'entrasse una bella luce. Ho sentito anche da come invitava ad essere letto questo libro, perlomeno nei piccoli stralci che ho postato. Ed è per questo che faccio questo video, che ho fatto questo video, per invitare anche voi ad ascoltare, insomma, questi brevi stralci e ad avere da voi una conferma, una smentita, se questa luce che io ho sentito in realtà è un qualcosa che avvertite anche voi. Siamo di fronte a un autore giovane, a un mondo in cui è molto difficile farsi conoscere. Tante cose che escono non sono di gran qualità, no? Tante cose che vengono pubblicate anche adesso con i meccanismi di self-publishing, no? Molto meno filtrati. Quindi ci troviamo di fronte a molto trash che esce, che viene pubblicato. Quindi anche per chi così desidera o cerca delle opere interessanti, insomma, no? Qualcosa in quello che esce, nel nuovo che esce, insomma, è difficile orientarsi. E per chi propone, è difficile proporre perché questo mondo è talmente vario, complesso, difficile, insomma, no? E si cercano vie, ma queste vie no, non sono facili da trovare. Se effettivamente questa cosa vale, come io penso che valga, vale la pena che sia conosciuta, insomma, che abbia una risonanza un po' più grande. Se io posso dargli un piccolo appoggio, lo faccio volentieri. Non me l'ha chiesto, per la verità, non mi ha chiesto di fare un video in proposito, soltanto di se gli potevo leggere come ho letto ad altri, insomma, no? Questi brevi stralci. Essendo che, insomma, dentro c'è un'anima, c'è una capacità di scrivere, ecco, insomma, io credo che un giovane, il suo primo libro, scrive bene, varrebbe la pena di incoraggiarlo e di dargli la possibilità di arrivare a scrivere anche il secondo, magari, soprattutto quando il primo è scritto così bene, di mettersi in evidenza, insomma, perché non dargli la possibilità di mostrarsi e di farci conoscere quello che
potrà darsi in seguito. Il titolo del libro è Niente e Nessuno. Ascoltate questi brevi stralci, insomma, fatevi un'idea di questo stile, della ricchezza di immagini che ha e della leggerezza di tocco anche nel descrivere le cose, anche nella capacità di osservazione, di cogliere particolari, sfumature e anche elementi psicologici, anche sociali, insomma. Se anche voi condividete la mia impressione, magari seguitelo, insomma, cercate di conoscerlo meglio. Se avete voglia, cercate il libro, contattatelo, non lo so, insomma. Va bene? Un saluto, arrivederci.